Voci.fm, il sito delle voci. Su Voci.fm, Ludovica Modugno, torni a teatro con uno spettacolo tosto insieme ad Ambra Angiolini che si chiama Il Nodo. Sì, Il Nodo è un bellissimo testo di Joanna Adams, è un testo a due, siamo io e lei. Sono molto contenta di lavorare con Ambra perché ha delle grandi palle, posso dirlo? Certo. No, anzi, diciamo, insomma, va bene, è una donna forte, sì, brava, sì. Un'attrice forte. E quindi è uno scontro fra un insegnante, tutto quello che comporta avere la scuola alle spalle, e una mamma che ha avuto una grande tragedia nella sua vita e ha perso il figlio. E quindi... E c'è questo scontro di due mondi ed è molto bello, è un testo avvincente. Ecco. Testo duro, insomma, si diceva, anche perché non si capisce bene fino alla fine, no, quale sia la verità, però si richiamano temi come il bullismo, come, vabbè, ovviamente il dolore di una madre. Sì, il dolore di una madre, il bullismo è tutto quello che soffre un ragazzo in una scuola quando viene preso di mira in qualche modo. E quindi è anche delle volte l'incomprensione che può avere un insegnante, anche se poi questo insegnante ci soffre perché deve avere a che fare con questa marea di persone che in qualche modo l'aggrediscono. Ludovica, attrice e doppiatrice, cosa ti piace di più? Qual è la differenza, a parte il fatto che come doppiatrice dai solo la voce, come attrice dai tutta te stessa? A parte il fatto non si può dire, nel senso che la cosa è importante, perché per me il palcoscenico è una specie di malattia, cioè io devo starci sul palcoscenico, se no sto male. Poi tutto il resto sono specializzazioni. Di quello che è la grande anima dell'attore, che è quella del rapporto col pubblico, questo è il cinema, il doppiaggio, la televisione e varie. Però se in ogni cosa ci metti il cuore, come diceva, la pancia e la testa, è tutto appassionante. Quanto cuore ci metti davanti a quel leggio al buio? E beh, tanto, perché noi dobbiamo mettere il corpo nella voce, cioè noi abbiamo solo la voce e davanti abbiamo un attore che ci ha messo un'attrice che ci ha messo tutto, un regista che ci ha messo tutto, una sceneggiatura che sta alle spalle, un lavoro grandissimo, e quindi noi dobbiamo, con permesso, stringere le chiappe e andare. Il doppiaggio più bello che hai fatto, che ricordi con più piacere, emozione? In assoluto doppiare Glenn Close mi dà sempre tanta emozione. E quando ha interpretato un uomo, la storia di Albert Nobbs, è stato interessantissimo farlo, perché lei ha proprio utilizzato voce, corpo, tutto per fare un uomo, ed è stata una grande lezione anche per me. Invece fare il direttore di doppiaggio comporta più responsabilità, qualcuno mi ha anche raccontato che è più divertente. A me interessa moltissimo, perché proprio sei il regista del prodotto e devi cercare di avere un rispetto proprio religioso per quello che ti sta davanti, perché è un'opera che è completa e che tu, insomma, doppiaggio è tradimento, io lo dico sempre, si tratta di tradire il meglio possibile e il meno possibile. Quindi io mi piego di fronte a quello che vedo e cerco di restituire i suoni che ha avuto quel film. Quindi è molto interessante farlo. Guai cadere nel doppiaggese, cosiddetto. Quindi un consiglio che daresti a chi si avvicina a questa professione, doppiaggio o anche attoriale, insomma a qualunque professione per la quale devi usare la tua voce? Ma prima di avvicinarsi al doppiaggio io consiglio sempre di studiare per fare l'attore, cioè di studiare, di approfondire, perché se tu non sei attore dentro, ci sono dei casi di doppiatori eccezionali anche, che non hanno mai fatto teatro, sono pochissimi, che confermano la regola. Chi viene dal teatro se lo porta dietro e lo senti poi, perché c'è una verità dell'essere che appare. A Voci.fm un grandissimo saluto a chi sa apprezzare questo nostro lavoro nell'ombra. Chi lavora con la voce è su Voci.fm. Scarica l'app di Voci.fm gratis su App Store e Google Play.